rappresentiamo il gruppo di riforma del centro coordinamento del problema del terrestre, che da qualche mese ha cercato di, sta cercando di rinnovarsi. Abbiamo cercato anche di mettere insieme tutte le varie tifoserie del calcio Venezia e stiamo lavorando. Allora, noi abbiamo avuto questa idea di fare una riunione di tutti quanti i tifosi del calcio Venezia per vedere se, come uscire da questa situazione e trovare qualche proposta perché è uscita. Allora, intanto ringrazio Leandro come Granata che è venuto con noi a trovarci questa sera e adesso ci dirà qualcosa per positivo. Prima di cominciare voglio fare un effetto di appello per le chiare. I gruppi presenti, allora io ho visto la struttura Venezia Club, ho visto i Club Uniti, qui sopra anche prima, sì. Ho visto i Vecchi Rosari, mi sembra, ci sono i Vecchi Rosari, i Gay 32, sono presenti, poi c'è Carla Camarena che ha presentato la fase per il lavoro della Regione Perocco, il Vecchio Calimero, il Vecchio Reazione, il Vecchio Vecchio Cabalco, il Vecchio Storone di Mosè, il Vecchio Primo Volo, il Vecchio Lombi di Roma. E anche qui le Mosè. Se ne rimane qualcuno, il Vecchio Accoglia, scusate. Se manca qualcuno, ditemelo, che non ho avuto nulla. Mi sembra che non ho nessuno. Allora, questo punto, dottor Gasparo, come dicevo, per definire le azioni da intraprendere, perché ritengo un aspetto organizzativo per il futuro prossimo e per mettere a punto una strategia di sostegno a quella che sarà la realtà calcistica di Venezia Mese. Io spero che da questo incontro esca un comunicato comune, qualcosa di forte per la città, per i nostri politici e per tutti. Adesso passo la parola a Leandro Casagrande e vediamo se ha qualcosa da dirci intanto. Buonasera innanzitutto a tutti quanti. L'invito che è stato rivolto, sono orgoglioso di essere con voi, perché il percorso intrapreso l'anno scorso con tutte le problematiche non è ancora arrivato a compimento. Intanto ho pensato di venire qua e cercare se riusciamo di avanti assieme a chiudere questo cerchio. Io ho fallito certamente in qualcosa, perché se non siamo riusciti prima, vuol dire che anch'io ho contribuito a farlo chiudere questo cerchio con l'iscrizione della società, della squadra alla prima divisione. Però sappiamo tutti quanti, ormai è di dominio pubblico cosa è successo, a questo punto dobbiamo tutti quanti, oggi ho avuto la conferma che c'è la possibilità, anche se l'aveva detto il sindaco, e l'unica cosa è la serie di diritti regionali. Naturalmente, come ha detto il sindaco, che oggi è stata un'altra bella giornata, non conosciamo oggi pomeriggio, ci sono degli imprenditori nuovi che vogliono venire qua a Venezia. Quindi da quello che fino a questo momento mi risulta, credo che ci sarà Casagrande, se lo vogliono, e tutti quelli che sono adesso alla società. Però domani col sindaco faranno l'incontro e vediamo un po'. I nuovi arrivano e faranno i loro programmi e diranno chi vuole stare e chi vuole arrivare. Non è stato facile in questi giorni. Ci sono stati dei momenti emozionanti che li abbiamo vissuti tutti quanti insieme, tipo venerdì sera. Io, Mattia e qualcun altro siamo stati veramente, non sapevamo più cosa fare, ma ci avete aiutato tutti quelli che sono venuti là, i vecchi, i gay, i tre. E voi direte, ma eravamo in pochi, non è vero,
Io penso che non sia mai successo, non lo so, quello del 2005 perché non l'ho vissuto, però a detta di altri, nel 2005 non è stato così, abbiamo sofferto tutti quanti. E ci siamo rimboccati le maniche per non, perché volevo, tanti di noi vogliono la continuità del calcio a Venezia, della squadra, dei colori, di tutto quanto. È vero, l'unica possibilità è quella di partire dal regionale. Ragazzi. Ci siamo. Ci siamo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire ci siamo? Ci siamo perché ci iscriviamo all'internazionale. Ho detto prima. Quanti possono dire ci siamo? Deve essere qualcosa. C'è una società nuova sicuramente. È una società nuova nelle golla e nelle politiche. Quindi stai dicendo che la società nuova di nuovo è quella che ha fatto partire la società prima? No. Tu stai facendo i nomi, ti ho chiesto qual è la società nuova. Tu mi fai quel ban? No, ho detto no. No, ho detto le Goldman e Poletti. Ho detto le Goldman e Poletti. Una società nuova, di cerca, cosa vuol dire? Ci sono degli imprenditori nuovi. Prego. Non me lo può fare evidentemente, quindi non me lo si fa ancora, anche perché la cosa che se faccio anche adesso, ragazzi, facciamo gli errori che forse abbiamo fatto l'altra settimana. Stiamo lavorando, se voi ci credete, stiamo lavorando. Mattia, chi ha portato con Mattia un po'? Un imprenditore, da qua è fuori, siamo fatti 8 per 8. Non è che io volevo fare.